Buongiorno, a grande richiesta dobbiamo fare degli altri abbinamenti per il Calcardun. Allora, intanto vi volevo precisare una cosa sulle taglie, che sono a numeri, quindi 1, 2, 3, mi avete fatto appunto la domanda di provare ad accoppiare la taglia invece di numeri a lettere. Quindi mi è stato confermato anche da Nadia che la numero 1 è XSS, la 2 è ML, SM. SM, no, ML, la 3 LXL, la 4 XL, XXL, poi così via. Va bene? Si è capito un po' Penso di sì. ho complicato le cose? Non so. Allora, dopo, vicino, quando uno ha scelto la sua taglia, c'è il metraggio che serve per confezionarla. Quindi il colore della lavorazione è sempre un gomitolo per tutte le taglie, cambia il quantitativo, per il colore di base. Quindi dopo si fa il calcolo con il metraggio del gomitolo. E si arriva a capire quanti, e se avete bisogno d'aiuto, chiedete che vi verrà dato una mano. Allora, mi è stato chiesto di fare alcuni abbinamenti con il remi, il filato che abbiamo presentato ieri, giusto, Heidi? Allora, io vedrei bene: remi, ve lo ripeto, è 70 alpaca baby e 30 poliammide. Vedrei bene un cardoon natalizio con il colore principale, il rosso, e il disegno è il color crema. Poi, Non abbiamo spento Alexa, senti? beh, così c'è un po' di allegria, no? In questo mondo un po' morto. Alexa, stop! Non si ferma. Non si ferma, quindi lei ha deciso che va. Poi, io farei anche una cosa così. Colore di base crema e il Non solo. disegno multicolor. Poi, a me piace anche pietra e cipolla. Guardate come stanno bene insieme. Vero che stanno bene? Può star bene anche rosso e blu. Poi anche molti chiedevano se è adatta per i bambini. Sì. Questo è alpaca baby, quindi in teoria prova a sentire nel collo se punge. Che schifo, eh? Ti punge? Ma no. Allora, se non punge Heidi, che ha una pelle super delicata, piena di allergie, non punge. Io non lo provo neanche perché a me i filati non danno fastidio, io porterei anche il Rudy, sa pelle, quindi. Bene, allora, questo è il remi. E vi abbiamo fatto un po' di combinazioni. Anche questo si lavora con un ferro 4 e come campione 10-10 ci siamo. Poi mi avete chiesto degli altri accostamenti con lo Scozia, perché è quello più gettonato per il cardoon. Io ho deciso, lo farò con il grigio pietra e il grigio perla. Il colore principale per me è il grigio pietra. Ho già preparato anche i ferri, oggi parto, eh. Poi vi volevo proporre viola intenso e violetta. Io quello che metto sotto lo vedo sempre come colore base. Poi vi propongo coccio e arancio. Cipolla. Pink è finito. Non ce n'è più del pink. Insomma, no. Sicura? Ma Sì. io l'ho visto nelle scatole. Non ce n'è più. Allora vi tolgo pink. E vi metto pallido. Fango. E stucco. Poi faccio anche una variazione con petrolio e verde acqua. Anche togliamo questi che non c'entrano nulla. Poi vedo bene Merlot col naturale.
moro e antico. Più quelli che abbiamo fatto vedere nell'altro video dove c'era acqua e verde acqua, c'era babole e fucsia. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Poi arriveranno anche i nuovi colori di Scozia e torneremo ad acquistare quelli che avevamo già e che sono finiti, che sono esauriti, perché questo sapete che è una linea continuativa, quindi la troverete sempre. Anche Remy è una linea continuativa, non l'avevamo detto forse nel... Poi andate in catalogo perché ci sono altri due filati estivi in sconto. Tre. Come tre? Anche il cotton. Ah beh, tu questi li hai separati, giusto? Sì. Allora c'è cotonina large, che è rimasto solo questo colore. Cotonina small, che è rimasto solo questo colore. E poi gli ultimi del cotton. Esatto, e 3-4 colori del cotton. Costavano 4 euro... e 80, sì. E adesso sono a 3,50 euro come gli altri cotoni che sono già in sconto fino ad esaurimento scorte, perché di questo non ce n'è tanto, Heidi? Ce n'è poco. Bene. Allora buon lavoro con Cardoon. Direi che Vicky e Nadia hanno fatto un ottimo lavoro, perché mi diceva Nadia che sono ormai già 100 le iscritte. Abbiamo di più, abbiamo già superato gruppo, ne hanno 157. Benissimo, quindi sarà una bella, bella cosa, perché alla fine vedremo tutti questi maglioncini di tanti colori, di tanti filati, e poi quello che è bello è l'unione a lavorare insieme, tutte lo stesso progetto, così se ci sarà qualcuno con dei problemi, verrà aiutato, giusto Heidi? Giusto. Bene, fai anche tu? No. Allora Heidi adesso ha una maglietta indosso con scritto Fantini Club. Lei si chiama Fantini di cognome, quindi te l'hanno fatto solo per te? No. Dove l'hai comprata? Boh, a Cervia. Bene. C'è scritto. La voglio anch'io quella maglietta lì, Fantini Club. Potevi comprarne una anche per me quando hai comprato quella? Ma me l'ha regalata. Ah, ecco, allora va bene. Benissimo, allora vi salutiamo caramente, iscrivetevi, mettete qualche pollice se vi va e continuate a seguirci. Noi vi saremo molto grate. Ciao. Grazie, ciao.